Noi siamo i Divergence! E oggi... No, te devi sta zitto, il secondo episodio che parli, te devi sta zitto! Ma io veramente... Zitto! Come devi sta? Bravo! Mi sta zitto! Zitto! Anche se sei stato rapito dalla mafia cinese, io non posso proprio aiutarti. Caro il mio Claudio, caro il mio Gian Claudio, io non so proprio come poter fare. Come faccio? Io non sono nessuno. Io non sono proprio nessuno, capisci? Io non sono nessuno. Però non dire stronzate. No. Jean-Claude, a me non frega un cazzo del tuo francesismo di merda. Scusi, potrebbe pensare a voce più bassa, che sennò non sento la telefonata. Grazie. Scusa, non è che potete leggermente abbassare la voce? Che no, perché se era per una cosa importante, poi particolarmente la voce mi dà abbastanza fastidio, quindi... Magari un interventino alle corde vocali, grazie. Sì, scusa. Ho comprato le bacchette e le Vic Fear. Non lo so, non mi convincono tanto, quindi devo riandare da un pla... Scusa. Cioè, te. Ancora io. Se mi dai fastidio tu, cioè non è che lo sto dicendo a lui. Infatti, cioè. Cioè, vedi, me lo dice anche lui. Cioè, tu veramente sei una bravissima persona. Dammi con la mano. Come dici? È un coglione questo. Che è il cretino del, è il coglione del gruppo lui. Immaginavo. Ma infatti l'avevo scioccato da lontano. Era un po'. È la pecora nera, tipo. Però lui è vestito da nero. Quindi te sei tipo il secondo nella scala. No. Scusa, un'informazione. Ho parecchio mal di testa, per caso avresti un occhio? No. Silenzio. Oh, che goduria il silenzio. Mi fanno male le mie stesse parole. Silenzio. Oh, nel silenzio si vive meglio. Vero? Di che te sei fatto? Ma guarda, io veramente ho un mal di testa di quelli più forti, ma quelli che dici cazzo ho un mal di testa fortissimo. Non so se conoscete il livello di mal di testa. Ecco, va bene così. Anche noi possiamo anche comunicare telepaticamente alla fine. Lo so. Quindi devi dirmelo pensando. Hai capito? Mi sono di pure di sì, bravo. Sai che ho pensato? Sei un coglione. No, vabbè. Dipende, perché di solito non è che fa sti compiti chissà quanto difficili, però non lo so. Scusi, non è che potrebbe cercare di respirare un po', cioè con la sigaretta leggermente più piano, no? Perché cioè mi dà un po' fastidio. Cioè non il fumo proprio, cioè non mi dà fastidio il fumo, Però il respiro della sigaretta, sa quando proprio butta fuori il fumo, no? Così. Cioè cerchi proprio magari di trattenerlo. Magari di fare tipo... Cioè che non si deve proprio sentire. Può farmi tipo un esempio, magari... No. Magari un... Me lo sta facendo? Adesso percepisco il messaggio molto meglio, c'è cioè un tasso di distorsione minore. Sì, assolutamente. No, ecco. Scusi. Mi scusi. Siamo in una biblioteca. Può abbassare il volume? Io sarò qui prima di lei. Mi lasci tranquillo, per favore. No, ma io sono il primo a lasciare tranquillo. Allora, io, per favore, mi lasci tranquillo. Ma io la lascio tranquillo in tutta la sua tranquillità e umiltà. Però io sto semplicemente chiedendo un po' di rispetto per persone che parlano al telefono. Tutto qua. Jean-Claude?
alla Batcaverna. Sì, ragazzi, ho capito che vi è stato a fare le foto, però un attimo il tono. Io vi sto sentendo dalla, là in fondo. Ok. Cioè, mi dà più piano, scusa. Oh, è carina. Ok, però mi dà fastidio la tua voce, lo puoi capire? Fate le foto, però con gioia. Con gioia. Se vuoi una foto, basta chiedere che te la fate. Vai, una foto, vai. Ah, pure proprio vogliamo una foto. Vai, una foto. Tipo una foto, sai, quelle moderne che si fanno da tutti, tipo le ragazze al parco, tipo voi, no? Però in silenzio, cioè, dovete stare zitte! È un concetto che è diverso, cioè, praticamente tu stai dicendo la stessa cosa, però nel modo sbagliato, cioè, scusate, ragazze. Ma non mi interessa. Non è che potete abbassare un attimo il volume, cioè, che non sparano al telefono? Grazie. Anzi, se mi siedo un attimo qua... Lui diceva praticamente della morale provvisoria. La morale provvisoria praticamente, sì, lui diceva che bisogna seguire sempre la, sì, bravo, la religione, scusate. Ragazzi, io ve lo chiedo per favore, sto facendo una telefonata molto importante. Molto. Scusa un secondo. Eccomi. Sicuramente si è fatto di niente. No. Non mi drogo. No. No, io mi drogo di lettura e filosofia. Post ottocentesca. Mazza. Sì. Però il mal di testa qual che è mi. Il tuo autore preferito? Il mio autore preferito è. Che però non è ottocentesco, è Italo Calvino. Come mi piace anche tantissimo dell'Ottocento, però non filosofico, Edgar Allan Poe. Conoscete? Conosci? Giallo. Non ha inventato il giallo, però ha inventato racconti di enigmi, storie del terrore, dell'orrore. No, in realtà il giallo è un guarda, come te lo posso spiegare? Pensa a una mela. La mela è in silenzio, ok? Ed è una buona mela. Se la mela parla, non va bene, perché non può mai succedere. Di conseguenza, se uno ha il mal di testa e la mela parla, spacchi pure la mela. Questo è un concetto che fila. Fila, certo. Fila. Potresti abbassare la voce? Che io starei parlando al telefono e diciamo l'insieme delle voci. Perché mi guardi in questa maniera? Perché non ho capito il senso, però ok. Stai sfidando il mio sguardo? No. Perché non so che vuol dire, quindi no. Guarda che ho uno sguardo penetrante, tipo Carlo Cracco. Okay. Comunque, mi rimetto gli occhiali perché forse potrei mandarti in knockout con lo sguardo. Vabbè, addirittura, madonna mia. Comunque, no, adesso scherzando. Comunque, l'insieme delle vostre voci mi dà abbastanza fastidio. No. Per favore, prendetela come una cosa seria perché a me dà veramente fastidio. A volte mi prendono anche del. Posso mi dire un attimo il posto? Perché... No, non ti metto le mani addosso, cioè. Non mancherebbe altro. Assolutamente. No, non se ne vada. Io non voglio discutere con te. Ma no, ma le stavo dicendo è uno scherzo. No, ma io lo lascio stare, ma era solo uno scherzo. Signore. È fuggito il signore. Speriamo che il video come al solito. Allora ragazzi, speriamo che il video come al solito vi sia piaciuto. Lasciate un commento, lasciate un mi piace per il magnifico ritorno dei Divergence. Magnifico ritorno, ragazzi. Allora, mi raccomando, quanti like vogliamo fare per questo video ritorno dei Divergence dopo tanto tempo? E mesi. Secondo episodio, perché zitti la gente ha fatto tantissime visualizzazioni. È stato un buon video. E tantissimi commenti negativi. Quanti insulti ci hanno lanciato? Non lo so. Ma merda addosso. La merda, proprio come le scimmie che tirano la cacca quando si sentono in pericolo. quanti like facciamo? Mi ragazzi, rispondi? Se riuscite ad arrivare a 1000 like siamo contenti. 1000 like, ti vuoi lanciare così proprio? Che il video come al solito. Dico, ce la possiamo fare anche da soli. 5000 like, lasciateli.
seguiteci su Instagram, link tutto in descrizione. Ok, il video come al solito. Non ci interromperemo più con i video, torneremo più folli che mai, giusto? Giustissimo, e soprattutto ci sarà un vlog di spiegazioni, altre spiegazioni per la quale il nostro film Divergence Go Away! Ah, tutti a casa! Fine lavorazione!